Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale A Casa con Amore. Allora, video spesa piccolina Eurospin. Ho speso, eccolo qui, 23,93 euro. È una spesa piccolina perché in realtà il sabato sono andata a fare la spesa in azienda agricola, direttamente dai rivenditori della Coldiretti, quindi questa è solamente un'aggiunta a quello che ho già comprato sabato e che comprerò sabato prossimo. Partiamo subito dai prodotti congelati. Allora, ho voluto provare i gelati di soia simil cornetto Algida e l'ho già provati perché la spesa l'ho fatta prima di pranzo. E sono quattro coni che dovrebbero essere simil cornetto Algida che ho pagato, adesso vi dico subito. Coni 1,99, però il mio su questi coni è un no, non mi sono piaciuti assolutamente. Poi variegato, eccolo qui, alla vaniglia, fior di natura, no scusate, variegato alla marena, non alla vaniglia. E questo l'ho pagato, scusate, ma questi qua non me li ricordo. Perché sono due cose che ho preso la prima volta, 1,99 anche questi, e questi anche sono da provare. Poi questi che sono già provati e riprovati, che sono bastoncini di verdure con edamer, dell'Inizio del Sole, e questi, se non mi sbaglio, li ho pagati, adesso ve lo dico, 1,29. Poi patate da forno, le delizie del sole, 1,49 euro, che sono sempre ottime. Poi c'era in offerta il salame, che è stato già aperto come vedete per fare i panini oggi. Le fresche fette, salame ungherese, l'ho pagato 85 centesimi e avevo acquistato anche tre panini arabi che costavano 39 centesimi l'uno ed erano ottimi, fatti oggi a pranzo panini. Poi, amo essere biologico, no, amo essere senza glutine, 1,19 euro e ne ho acquistati due pacchi. Poi, ho preso una bella pagnotta di pane già affettato che stava al chilo 2,69 euro, eccola qui, e che ho pagato 1,62 euro. Le mitiche, mitiche gallette di riso col fondente buonissime a 99 centesimi, sono 6 gallette all'interno e sono ottime. Peperoni gialli stavano in offerta 1,39 euro al chilo e quindi due peperoni li ho pagati, vediamo se riesco a trovarli ragazzi. Sì, 1,45 euro. Poi ho preso anche due peperoni rossi, sempre a 1,39 euro al chilo, quindi il prezzo proprio ottimo. E questi li ho pagati 1,52 euro. Poi cetrioli, che chi mi segue sa che sono praticamente immancabili in ogni mia spesa, stavano a 1,39 euro al chilo e li ho pagati quindi. Adesso ve lo dico subito, 2,14 euro. Poi ho comprato per regalarli a mia cognata perché lei dice sempre che non le trova, io da Eurospin le trovo sempre le rape con le cime, io non le ho mai comprate, non so neanche come si facciano. E queste le ho pagate, adesso ve lo dico, forse. No, ragazzi, non le trovo. Vabbè, intanto vi dico che ho acquistato anche crocchette del gatto, 2 kg, 1,99 euro, che però ho già messo a posto. Cavolo rapa, ecco, 0,79 sono venute il mazzo, cioè proprio niente. Poi ho acquistato la pasta sfoglia, tre mulini, ecco qua. No, era giusto prima, no, così. Pasta sfoglia 3 mulini era in mega offerta a 55 centesimi perché sono già partite le offerte di Pasqua, quindi veramente ci sono dei prezzettini piccoli piccoli su alcune cose.
Poi sono stata accanto al Maurizio, ho preso solamente questo che è a scala e l'ho pagato 1,69 euro. E nulla, ragazze, questa è stata la mia piccola spesuccia perché alla fine sono neanche 24 euro. Spero di avervi tenuto compagnia, di avervi dato uno spunto e vi consiglio comunque sia, veramente c'ha degli ottimi prezzi su peperoni, cetrioli, su salumi, sulle paste sfoglia. Veramente aveva tante cosine, a me perché non servivano molte cose, ma aveva ad esempio i pomodorini, ciliegino, 1,99 kg, c'aveva le olive nel barattolo, quel barattolone grande a 99 centesimi, quindi veramente tante tante cosine. Comunque, non mi perdo in chiacchiere, io vi mando un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!